Buongiorno a tutti, oggi è domenica 29 ottobre, sono tornato qua in un bosco abbastanza umido, come potete vedere con la presenza di una immensa palude, alla ricerca dell'armillaria mellea, praticamente è il chiodino buono. Visto e considerato che le temperature si sono abbassate, vediamo se riusciamo a trovare questo ottimo fungo. Cominciamo a dare un'occhiata nelle ceppaie, visto che si tratta di un fungo che si nutre di legno, parassita che praticamente distrugge la pianta completamente. E qui al momento non se ne vede. Va bene, continuiamo la nostra ricerca. Ed ecco, alla base di questo albero caduto, un bel gruppo di armillari o chiodini che ora vado a raccogliere. Andiamo a raccoglierli, vediamo. Questi sono perfetti. I chiodini. Guardate che belli, guardate che spettacolo, bellissimi, colti e puliti. Qua ce n'è un altro bel cespo, ancora più giovani, bellissimi, che vado a raccogliere. Vediamo se riesco. Altro bel cespo, e qua ce ne sono degli altri. Ok, bene. Questi funghi, mi raccomando, non raccoglieteli mai quando vengono le gelate, perché la tossina, diciamo, che hanno si stabilizza, si ferma, non la levate più, non li congelate. Questi qua si possono consumare sempre dopo una bella cottura, devono essere sempre cotti. Sono ottimi funghi sott'olio, e anche cucinarli, diciamo, come si preferisce. Ho quasi riempito la cesta, mi raccomando, cucinateli sempre cotti, altrimenti sono tossici. Qui ce n'è un altro gruppetto che è un pochettino più avanti, quindi lo lasciamo. Andiamo a cercare in mezzo a questo legno marciscente un fungo che attacca anche le piante sane e le porta alla morte certa, non hanno scampo praticamente. Il chiodino è un fungo che cresce anche, diciamo, fuori dal ceppo, no? Di legno, oppure dall'albero abbattuto, perché praticamente si nutre dei legni che ci sono sotto, diciamo, il fogliame, oppure delle radici delle piante stesse.
questi qua sono un po' avanti, quindi li lascio. Qui c'è un altro bel gruppo, anche queste qua sono un po' avanti, le lasciamo. Meglio prenderle giovani, più giovani che sia possibile. Mai vecchie, mai quando gela, mai congelarle, e potete stare tranquilli. L'importante è non consumarle crude, sempre devono essere cotte. Questo è un bel cortinaio di Olagens, bellissimo fungo, ma non so se è commestibile o no, ma credo che lui no. E qui alla base di questo bel pioppo, che presto, diciamo, passerà a miglior vita perché è stato attaccato dall'armillaria, ecco un altro bel cespo. Vediamo, sì, questo lo possiamo raccogliere. Questo, come si vede, sarà attaccato a qualche radice superficiale della pianta. Ok, e si continua. Sì, dai, sono abbastanza, diciamo, sono nell'età quasi matura. Vabbè, però le raccolgo, dai. Vabbè, guardandolo bene, ho preferito di no. Comunque, con questa tipologia di funghi state attenti, perché ci sono dei loro simili che sono tossici anche se vengono cucinati. Mi raccomando, se non siete sicuri al 100%, lasciate perdere i funghi, non li consumate. E qui alla base di questo albero, purtroppo morto, guardate cos'è rimasto in qualche anno. Niente da dire. L'ha mangiato completamente. Accanto all'armillaria mellea c'è un'altra specie di fungo, che somiglia, perché è un bonato anche, però non è un chiodino. Ora ve lo faccio vedere bene. Questa è una bella famigliola. Una, andiamo a raccogliere questa è una famigliola giovanissima, e anche questa. Purtroppo devo continuare il video col telefono, perché praticamente mi dà errore sull'SD. Questa è quella famigliola che ho raccolto ultimamente. Ora andiamo un po' in giro per vedere se ne troviamo qualche altro. Andiamo al bordo con la palude, proprio dove iniziano i canneti, vediamo se ce n'è. Qualche altra famigliola qua vicino, solitamente crescono anche quasi in acqua, hanno bisogno, sono dei funghi che hanno bisogno molto umidità, ma anche in posti soleggiati. Li porto in un posto dove praticamente ci sono delle armillarie, almeno l'anno scorso c'erano delle armillarie o chiodini enormi, giganteschi, bellissimi, con un'altra colorazione tipica, diciamo, dell'essenza del castagno e della quercia presente in quel posto lì. E qui, come si può vedere, c'è un'altra famigliola, ma per me è troppo avanti, quindi la lascio qua, mi avvio verso quel posto che vi dicevo prima. Allora, vi faccio vedere
millaria in acqua. Guardate, ovviamente non è che mi posso bagnare i piedi per andarla a prendere, quindi la lascio lì. Ecco, siamo arrivati nel posto dove fa tante famigliole di chiodini. Io le ho già intraviste, ve le faccio vedere. E qua c'è una bella famigliola giovane che ora vado a raccogliere. Questa è una bellissima famigliola, spettacolare, bella, fresca fresca. Ora guardiamo qua intorno se ce n'è qualche altra, ma non ne prendo tante altre perché c'è il cesto quasi pieno, quindi sono più che sufficienti. Ecco, questo è un ceppo di armillaria gigante, sono enormi, guardate qua, in confronto la mia mano. Ora vediamo in che condizioni sono, se sono in buone condizioni, che sembra di sì, li raccogliamo. Ecco, l'ho raccolta, è accettabile, dai, si potrebbe anche lasciare, ma sì, dai, la lasciamo, dai. Non sono esemplari che non sono giovani, quindi li lasciamo. Ok, va benissimo. Ecco, come si può vedere e anche sentire, sta piovendo, diciamo, abbastanza bene. Il cesto è pieno di armillaria mellea oppure chiodino o famigliola, quindi cosa dire, ci avviamo verso casa pian pianino. Guardate che bel bosco meraviglioso. Ok, allora un ringraziamento a tutti, vi auguro una bellissima domenica e grazie.